carissimo, oggi 8 maggio 2017, come promesso appuntamento a metà mattinata con incontro, quattro chiacchiere con il nostro candidato che non è una sorpresa perché abbiamo accennato prima, ma è Alessandro Martinese. Ciao! Ciao a tutti, buona giornata, sono contento di partecipare a questa trasmissione, la prima puntata, ammetto che è sempre il lavoro più duro. Quello di cominciare, però troviamo testa in giù. Esatto, a volte può fare bene, perché si dice che si stira la schiena, che aiuta la circolazione, perché insomma lavora un po' meglio il corpo, abbiamo fatto un pochino di testa in giù, ora potremmo farlo veramente. Bene. Allora, ottima idea, ricordati il microfono perché siamo alla radio, il microfono per noi è fondamentale, quindi ogni tanto chiacchierare lì dentro. Bene, ok, d'accordo. Allora, diciamo, questo appuntamento con i candidati, perché a Como, se non lo sapete, ci saranno le elezioni comunali. L'11 giugno si vota, mancano 34 giorni. Che dire, sarà una bella scelta, no? Certo, la nostra città, noi abbiamo scelto tra l'altro di fare quattro chiacchiere, che non per forza sono politiche, ma sono per forza politica, anche se poi conoscerci un po' di più. Anche se poi la politica in realtà è tutto, cioè, nel senso che. Però il fatto di avere delle opportunità di conoscere i propri candidati anche da punti di vista non squisitamente tecnico-politici è uno spettacolo. Cioè, allora, mi sembra un'ottima iniziativa e complimenti. Ok, quindi caro Alessandro, noi partiamo, sappiamo di più perché ci siamo già incontrati in qualche occasione. E cominciamo magari velocemente, prima di andare con un motivo che tu hai scelto, che poi andremo ad ascoltare insieme, dicendo l'età di Alessandro, prima cosa. Allora, io ho 41 anni, appena compiuti, ho una ventina d'anni in meno, almeno, dei miei rivali, e una ventina d'anni di esperienza politica in più. Di conseguenza, questo è già un dettaglio, un discrimine per poter iniziare a ragionare su chi scegliere. Quindi diciamo che hai cominciato... Ma io ho iniziato per gioco quando ero, per gioco, perché è nata così, come tutte le cose belle hanno un inizio, è stata da sedificio quando decisi di candidarmi per il consiglio d'istituto. Mai avrei pensato di poter parlare in pubblico o di saper gestire una platea. Mi ricordo quel giorno con più di 1000 persone davanti a me, avevo le mani sudate ed ero assolutamente agitatissimo. Tutte le altre liste erano politicizzate, c'erano quelli della Lega che parlavano di Roma ladrona, c'erano quelli di sinistra che parlavano del conflitto israelo-palestinese. Ho preso quel microfono e ho detto: penso che potremo fare veramente poco. A Roma rubano, boh, forse avete ragione voi, però da qui non possiamo fare nulla. Il conflitto israelo-palestinese ancora meno, sicuramente abbiamo problemi di riscaldamento di sedie. Ho preso forse l'80% di voti, i ragazzi si sa che sono molto più dinamici degli adulti, perché gli adulti hanno schemi mentali rigidi, e da lì è nata, sono passati 23 anni e chissà, magari stai parlando col prossimo sindaco. Ma chissà. No, ai tempi della scuola in particolare, hai detto sedificio che anni? Sedificio, era 94-95 quando mi sono diplomato, era 93-94 la prima esperienza. Ma io ricordo i miei superiori che effettivamente quando si parlava di politica, innanzitutto la maggioranza, allora si parla di politica, erano tutti quelli di sinistra perché sono quelli che si impegnano subito per primi, convinti, no, di quelle che sono delle ideologie. C'erano le manifestazioni famose, si partecipava, però ho sempre avuto un dubbio che la maggioranza dei partecipanti allo sciopero, non sapessero assolutamente niente di quello che stava facendo. Devo dirti che questo effettivamente poteva essere un problema in un edificio, nel senso che le preparavamo molto bene. E smentisco un po' il fatto della sinistra, perché realmente fin dall'inizio, vista la sinistra e vista la destra, mi sono posto il problema: ma i riscaldamenti sono di sinistra o di destra? Le sedie sono di sinistra o di destra? E da lì ho iniziato a parlare di temi. Mi ricordo gli incontri di Vinci con i problemi reali del momento. All'epoca c'era l'AIDS, che era un tema che stava nascendo, non che oggi non ci sia, ma all'epoca eravamo così sconvolti da questo propagarsi del virus e parlavamo di tematiche legate a quelli che potevano essere i problemi della nostra età. E sensibilizzare dei ragazzi esposti ad un rischio di malattie del genere, per esempio, non è politica, non è amministrazione, è semplicemente essere parte di una società. E io ho inteso così fin da quel momento. Devo dirti che è magnifico, perché poi alla fine la mia esperienza si riassume in un concetto che è quello dell'acquario, no? Io e te siamo lo stesso acquario, se ci comportiamo bene lasciamo l'acqua pulita. Noi siamo la cosa interessante ma mi domando, però oggi, parlando dei ragazzi di oggi, parlano su pesce, quindi secondo te oggi è stato un po' sì, e io mi riferisco per i miei che erano ancora 10 anni prima, anche di più,
Ma pare grande un classe di quello che effettivamente capita fuori. Molto più, ma molto. Ma guarda che il mondo, io sono assolutamente ottimista e il mondo sta migliorando a una rapidità incredibile. E secondo me le nuove generazioni sono molto, almeno parlo per me, penso che le nuove generazioni siano molto meglio di come sono state noi in passato. Questa Italia disastrata e distrutta ha dei precisi responsabili e sono i cittadini italiani della precedente generazione, quelli che andavano in pensione dopo 8 minuti di lavoro, quelli che hanno distrutto quello che era il legame tra politica e amministrazione e problemi reali, quelli che rubavano, quelli che, insomma, attenzione, stiamo migliorando alla rapidità della luce. Bene, pensiero di Alessandro. Alessandro, parlando dei giovani, poi c'è una canzone che vediamo subito, poi magari la commentiamo dopo. Sì. Ai giovani però speriamo che questa base è ancora legata. I giovani sono ancora legati alla mamma. Come allora, guarda, stanno anche qua un po'. Guarda, ti devo dire che questa canzone, cioè Mamma guarda come ti diverto, è proprio dedicata a mia madre che ho perso quando ero molto giovane, nel senso che avevo appena raggiunto i 20 anni e avevo già perso mio padre. E l'idea ogni tanto, sentendo questa canzone, che si possa stabilire un contatto con mia madre, dire guarda cosa sta succedendo, avresti mai pensato che avresti potuto avere un figlio sindaco e che così tanta gente in città pensa che possa veramente essere il momento buono per poterlo diventare? Non perché il titolo di sindaco sia un titolo nobiliare, ma sono certo che sarebbe molto orgoglioso della mia costanza e della mia perseveranza. E allora ecco, grazie. Allora, dicevo di dire, dicevi, mamma, guarda come mi diverto, adesso che faccio il sindaco, magari, chi lo sa, no, che poi voglio di fare il sindaco, che ci provo, perché mi impegna, senti. No, beh, assolutamente, in generale, nel senso, questo è sicuramente uno di quei momenti, sai, quando senti la musica poi sei solo con te stesso, non hai difese, non hai barriere, non hai scafandri, sei tu e le tue emozioni. Tra l'altro, ma visto che mi hai fatto questo accenno, no, e mi hai parlato anche di qualcosa riguardo a come mi diverto, il tuo rapporto con la fede c'è? È un rapporto molto complicato, bravissimo, è un rapporto molto complicato se penso a mio padre che era un cattolico praticante, insomma, per lui era molto importante, ecco, dei suoi 6 figli nessuno lo è stato. Io mi reputo un pessimo cattolico, non vado a messa, mi riconosco nei principi ovviamente, però è un rapporto molto complesso, nel senso che qualcosa esiste, non so se esiste, se è esattamente il portavoce nella regione Lazio, ecco, non lo so, è un tema molto, per chi fa politica, spinoso e scivoloso. Con chiarezza mi ispiro a quelli che sono i principi della religione, ecco, non vorrei mai che per motivi di religione possa anche solo perire una sola persona, ecco, quindi in assoluto tema molto complesso, devo dire che senz'altro qualcosa esiste, secondo me quelli che sono gli ambasciatori locali, ecco, forse non sono proprio così diretti. Io penso questo, no? Per seguire un po' il discorso, che se parliamo di credo, quindi parliamo di cristiani, no? Sì. In qualche modo se qualcuno crede in Cristo, no, si può ispirare, no? Diciamo, ai principi e ai valori che sono fondamentali. Dopodiché gli uomini hanno anche fatto delle regole per gestire anche questa situazione, perché comunque bisogna immaginare la gestione, penso, no, di una religione, no? In qualche modo di un'organizzazione, e quindi gli uomini possono sbagliare, gestirla non nella maniera più adeguata. Poi ispirarsi ai principi e ai valori è importante, che si permettono in pratica, è piuttosto difficile. Ecco, io di fatto faccio fatica, non sono convinto che sia automatico con la confessione e lo scioglimento delle colpe, così è troppo facile, o con qualche preghiera, ci vorrebbe un po' qualche meccanismo sanzionatorio un po' più rigido in assoluto, altrimenti sarebbe veramente comodo se fosse così, ho sbagliato, va bene, ho sbagliato, paghi, rifondi e poi dopo puoi ripartire. Il regime sanzionatorio in teoria deve essere dopo, no? Anche in quel regime. Io mi dico in quel momento lì che magari uno ha avuto un atteggiamento, un comportamento, diciamo, non consono, e io mi immagino in quel momento in cui si ritrova e dice, caspita, c'è qualcosa che non aspettare. E allora lì non so. Nessuno può sapere, certo, facciamo così, comportiamoci meglio prima, così almeno non sbagliamo. E secondo me è ben riassunto dalla società e da quel discorso famoso dell'acquario, comportiamoci in maniera tale da non sporcare
l'acqua in maniera tale che tutti possano usare questa acqua nel migliore dei modi. E poi il professor Pascal che diceva che insomma alla fine no, è vero che c'è questo comportamento, la facciamo così, no? Io mi comporto bene, mi comporto almeno avrò avuto un comportamento virtuoso nella mia vita, se poi questo mi porterà anche, no, ad avere una migliore vita nella girata che effettivamente ci provo a fare qualcosa, se no parlare infatti, siamo d'accordo, diciamo una cosa. E comunque sia, vabbè, prezioso il contributo della Chiesa Cattolica alla nostra società, che noi sentiamo là. È importante, sai, diciamo prima sono gli uomini, no? Poi alla fine poi, chi lo fa meglio, chi lo fa meno bene, chi in realtà pensava di credere, poi si è trovato incastrato a fare magari l'uomo di chiesa, e cioè, in realtà ormai lì non so cosa fare. La vocazione è una questione complessa, complessissima, ma veramente complessa. Ecco, abbiamo toccato anche questo tema. E allora, senti, tra i motivi che ci hai messo in scaletta, andiamo da ascoltare invece quello di Eminem. Di Black Eyed Peas, no, questo è di Eminem, Without Me, e questo è un pezzo dove Eminem fa una denuncia politica molto importante, dice, hanno cercato di nascondermi, anche i media hanno cercato di oscurarmi, ma senza di me sono così vuoti. Prova leggera leggera, no? Come? Leggera leggera. Eminem, con tutto il suo stile, con tutto quello che... Su quello che mi dicevi prima, hai parlato di tutti, vedendo entrare anche i nostri operatori, la nostra giornalista Francesca, parliamo di stampa, dai, visto che mi fai stampa sembra un caso che tu hai messo questa canzone. No, sai, quando fai politica devi gestire i rapporti con i media, no? È un tema importante. Io penso, ad esempio, al mio competitor, a chi si candida a questo ruolo, che non ha mai avuto l'esperienza di relazionarsi con la stampa, con la stampa belletta, che poi la stampa sono i media in generale. Quando io ho iniziato a fare politica, di certo non c'era Facebook, che ha cambiato la vita. Io oggi ho una relazione diretta con migliaia di cittadini. Non c'erano l'email, o meglio c'era da pochissimo, sono stato uno dei primi, insomma, la stampa è delicatissimo, è difficilissimo essere neutrali, è difficilissimo fare bene questo mestiere, se non fosse altro perché noi tutti abbiamo delle tendenze, delle idee, di conseguenza magari facciamo fatica. Però ti posso garantire che a volte... come quelli del clero che ci fanno, loro mediano davvero. Comunque sia, non puoi pensare di poter essere un buon politico se non hai avuto l'esperienza, se non sei mai passato attraverso il rullo compressore dell'informazione. Ho vissuto momenti molto duri, oggettivo che sia stato messo all'angolo. I rapporti ora stanno migliorando, forse anche grazie alla mia maturità e nel comprendere. Voglio dire proprio questo, non è che magari anche l'approccio delle volte ma non vuol dire che uno debba essere per forza, non dire le cose che fa piacere a ragazzi sentire un po' questo, ma delle volte forse anche l'approccio nel dire. Ma guarda, l'approccio, la forma non è sostanza, mai. Tant'è che dico, e se tocchi un tema delicato e spinoso come quello politico, fidandoti della forma, non della sostanza, ragazzi, rischi di fare degli errori che possono riportare indietro di 50 anni. Vai. Parliamo di alcuni servizi che fanno oggi. Sì. No, ci sono dei giornalisti, attraverso dei programmi specializzati, magari le stesse idee o altri, che sicuramente sollevano un problema reale. Poi cercano anche una risposta, ovviamente, però lo fanno con un approccio di uno stile un po' aggressivo, vuole anche essere molto provocatorio, e spesso succede che ottengono un allontanamento. No? E io da una parte ritengo che uno debba sempre rispondere, però che quando adotti anche lo stile e metodi per dire la cosa giusta. Se tu ti riferisci al giornalismo d'inchiesta nei confronti del politico, attenzione, il politico sta amministrando i soldi miei. Ed è bene che risponda in una maniera precisa. Dopodiché che le iene abbiano bisogno di un taglio, a parte il costume, ma anche nell'indagine, che sia inquisitorio, eccetera, non trovo che facciano nulla di male, anzi mi piacerebbe che lo facessero delle iene con tutti, sarebbe un mondo migliore, perché la stampa ha la facoltà di controllare la politica.
E se la stampa, l'informazione, non controlla la politica, arriviamo a quei punti di bassa politica che abbiamo conosciuto tutti in passato. Quindi io attribuisco, ed è per questo, un ruolo essenziale nell'acquario di cui parlavamo prima, alla stampa, all'informazione. E quando l'informazione applica, quando l'informazione censura, quando l'informazione sceglie contenuti invece che mixarli e dilungarli, questo diventa un player politico e a questo punto ben venga, si candidi alle elezioni, perché pretende dalla stampa la massima collaborazione. Sono essenziali, sono importantissimi, sono forse più importanti della politica, anche sono più importanti della politica. Se tu sei censura o fai dei passaggi di questo genere, direi candidati, certo. Lo devi dire bene, allora che parte strana. Certo, bravissimo, bravissimo. E sarebbe importante verificare bene tutti i CDA delle aziende e vedere i legami di natura politica. E in quel momento sarebbe opportuno renderlo noto e sarebbe più semplice per tutti. Quindi dei Drive to Shut Me Down on MTV, quello che diceva Emil, hanno provato a togliermi da MTV, ma erano così tristi senza di me. Attenzione a far censura che poi rimanete soli. Siamo sempre noi, questa è Radio Sudovimbo, insieme agli amici di Ciao Como, questa mattina siamo in internet, oggi lunedì abbiamo aperto la settimana anche con questo nuovo appuntamento dedicato ai nostri candidati sindaci. Abbiamo inaugurato oggi proprio con Alessandro, che con noi, Alessandro Pienese, bisogna ricordare, come cognome è molto importante, non si può fare altrimenti. 34 giorni, il countdown perfetto, siamo insieme con anche alcuni motivi che Alessandro ha scelto per noi, uno è quello che stiamo ascoltando. I got a feeling, ma sì, guarda, ho questa sensazione, sì. Questa, nel caso la canzone parla di una serata, dice che sarà una serata magnifica, io ho la sensazione che sarà una combo magnifica, non lo sto dicendo perché devo sedurre delle persone smarrite come lo sono oggi i cittadini nei confronti della politica, ma sono certo che sarà una combo magnifica. Tu considera che nei miei 15 anni di opposizione di lista civica mi capitava a volte di sentire dei miei antagonisti di maggioranza o persone dei partiti che mi venivano a dare una pacca sulla spalla e mi dicevano beato te che sei libero, beato te che non devi seguire le indicazioni dei partiti. E tu prova ad immaginare se dovessi avere un pessimo con il quarto bello è soggettivo, non mi ritengo bellissimo. Allora, un pessimo con i 41 anni libero dai partiti, che ha come referenti solo i cittadini, che da Milano, da Roma, Torino, quando chiamano se hanno qualcosa da imporre trovano occupato, che ha orecchie per i quartieri. Ho corso 19.000 maratone in giro per la città, lo vedremo dei risultati elettorali nelle periferie, sempre stato, sempre disposto, tu immagini a gestire quasi 1 miliardo di euro così. No? Con cose semplici e logiche, mi chiamavano sindaco dei marciapiedi o spregevolmente da marciapiede a qualcuno per offendermi e cercare di offendere. Guarda, credimi, sarà veramente, ho la sensazione che sia una buona cosa. Sì, sì. Con noi, siccome saranno sicuramente cose che non saranno. Certo, beh, ovviamente. Ma parlando di quello di prima, sarai esatto. Per noi mi vuol bene. No. Esatto. Credimi, è quello che io voglio dei mastini, perché solo se la stampa farà il suo dovere avremo una politica migliore, anche nei miei confronti. Spero di venire stritolato da una stampa libera e opportuna. Testimoni qui abbiamo tanti, siamo su Facebook, siamo ovunque. Messaggeremo e chiameremo in diretta perché di tutti i colori. Nel frattempo abbiamo un break veloce con la musica, con quella scelta ovvia. La pubblicità. E torniamo insieme questa mattina, quindi abbiamo con noi Alessandro, quattro chiacchiere con il futuro, speriamo che sia arrivato per te, futuro candidato, ancora che tra l'altro devi ancora avere i voti. Esatto, no, anche futuro candidato, nel senso che le liste verranno depositate il 12, quindi io sarò il futuro candidato. Complete, sono già online su rapinesesindaco.com. Potete vedere tutte le 32 faccine che sto cercando di portare a Palazzo Cernezzi. Ascolta, parliamo un po' ancora una volta di te, prima magari, anche abbiamo parlato di scuola un po' prima, parliamo del tuo rapporto con lo sport. Essenziale, città, quasi quanto la scuola, e non è un caso che in alcune culture sport e scuola viaggino di pari passo. Sono ad esempio felice, avendo una figlia
che la scuola italiana finalmente abbia recepito il fatto che le assenze per alcune scuole italiane, le assenze per motivi sportivi, siano da giustificare. Questo perché realmente nell'educazione, dove non arriva la cultura intesa classica, scuola, università, preparazione a quello che sarà il futuro, la possibilità sociale, lo sport si insegna tutto il resto. Io ho iniziato a giocare, mi ricordo, a pallone, ero a calcio, penso, mi ricordo la mia unica partita da titolare, sono subentrato, ho fatto bruciare due campi al mio allenatore, perché mi ha messo dentro, dopo 5 minuti mi ha tirato fuori e gli ho capito che il calcio non era il tuo sport, anche per me, uguale identico. Tra l'altro hai detto una cosa interessante, volevo chiederti, hai cominciato a giocare a calcio, ma di dove sei tu? Io sono di Como, sono sempre stato cittadino comasco, residente a Como, però tornando allo sport, sempre qua. Tornando allo sport, poi ho trovato la mia dimensione, che è stato l'hockey su ghiaccio, dove mi sono tolto belle soddisfazioni, dove ho coltivato delle amicizie che tuttora continuano. Devo dire che lo sport più veloce del mondo, perché questo è ti insegna anche a relazionarti con la gente. Non so se perché io abbia una buona relazione con il compagno, perché sei franco e diretto. Mi è sempre capitato, o meglio, mi è capitato spesso di essere capitano delle mie squadre, e devo dirti che è importante che in una comunità esista un leader e qualcuno che sappia guidare nei momenti di difficoltà. Che è esattamente il contrario di avere a che fare con dei fenomeni improvvisati e con persone che magari semplicemente per impegnare un po' di tempo pensano di poter gestire o meglio governare una comunità grande e complessa come quella di Como, che se non la conosci ti stritola più di tutti i meccanismi. Allora, che dicevamo prima. Diciamo questi fenomeni. Quella canzone che sta arrivando ha proprio questo titolo, che è fenomeno, bisogna stare attenti a fare i fenomeni, perché ad esempio, ed è una cosa che ho detto molto spesso a Lucini, è arrivato, ha cercato di fare il fenomeno, poi con quella palla a porta vuota è incespicato in una maniera brutale ed ha fatto una figuraccia. Non bisogna fare fenomeni, bisogna semplicemente capire che amministrare è una cosa complessa, essere sinceri, schietti, diretti e non prendere in giro i cittadini. Allora, tra l'altro ti sorprendo. Vai. Perché prima di tutto mi hai detto che dell'hockey su ghiaccio, no? Sì. Che anno era? Allora, ho fatto tutte le superiori, le medie, quindi sono nel 76, avevo 581, 84, 84-94, via. 84-94. Allora, io non riesco a darti esattamente questo conto, perché ho dei grossi problemi di rincoglionimento con gli anni, sì. Però diciamo che io ho cominciato a 9 anni, sì. E fino a 13 ho giocato. No, chi erano i tuoi allenatori? Ti ricordo. Io ero ancora con Bedogni, con insomma, la squadra che fondò l'Hockey su Ghiaccio Como, perché allora c'erano appunto Bedogni, poi c'erano tutti quelli della Vigoranzi, io poi giocavo insieme ai ragazzi, come giocava Angelo Maiocchi, che venne certo, che stato tempo, no? Tutti i ragazzi di allora, è stato portiere per molto tempo, tanti altri. Alfredo Luraghi, del quale sono orgoglioso di aver depositato una mozione per intitolargli lo stadio del Palazzo del Ghiaccio di Casate, la delibera non ancora attuata da Lucini, ma lo stadio del Ghiaccio di Casate si chiamerà il giorno dopo la mia elezione Alfredo Luraghi, che ricorderemo così il mitico Alfred, che era un nostro portiere. Purtroppo se ne andò prematuramente Cosetto, il quale in parte ho giocato anche con lui, e quindi ho fatto anche io un'esperienza. Ho vissuto lo stadio nel pomeriggio, perché poi c'era la bella tessera, tu avevi l'ingresso gratuito, e noi allora si andava a scuola, poi si andava subito giù, e tipo facevo le elementari, si correva giù e si stava il pomeriggio dalle 2 fino alla sera, poi c'era allenamento, si cominciavano a fare le feste, c'erano tutte quelle del pattinaggio artistico. Certo, ragazzi fortunati, perché avevamo delle bellissime ragazze da ammirare. Io poi una non lo sapevo neanche, Roma, mi sono anche sposato. Davvero? Era stata sposata. Grandissima. Non ci siamo incrociati molto sul ghiaccio, però insomma lei ha patinato pure lei. Magnifico. Comunque, come ogni sport, però. Guarda, io adesso ho seguito la scherma con mia figlia, con la commessa scherma, eccetera, ci sono tolti un sacco di soddisfazione, ma l'importante è che i ragazzi sudino, sfoghino le loro tensioni e le canalizzino nella competizione, nel caso fossero agonisti, ma ben capendo che ogni competizione ha delle regole che le regole devono essere rispettate. Bravo, e mi parli di regole. Tra l'altro abbiamo ascoltato il fenomeno, abbiamo ascoltato Fabio Fibra, tra l'altro un personaggio molto particolare, nel testo già sentiamo alcune cose, tra l'altro parlando di mamma, prima io mi ho tentato un po' di Fabio di leggere un articolo
dei suoi problemi con la madre, no? Lui ha cantato queste canzoni ed altre, prima una dedicata proprio alla mamma, una contro un po' anche il fratello che è Leslie, quindi grossi problemi familiari che lui ha vissuto e il suo rapporto purtroppo con le droghe, in particolare con la marijuana, della quale dice che non può assolutamente fare a meno. E tu cosa dici di queste cose? Guarda, io devo dirti che il mercato della marijuana è un mercato che arricchisce la malavita in una maniera, cioè in una maniera devastante. Come Saviano, devo dire che il mio pensiero si può sommare a quello di Saviano, che legalizzandola non aumenteremmo la disponibilità, perché chi la vuole la compra, ma toglieremo delle risorse fondamentali all'andrangheta, alla camorra, alla malavita, che poi prende questi denari, e questi denari possono finire in corruzione politica, in gestione del potere, eccetera. Ci sono paesi civili che l'hanno legalizzata. Io francamente ritengo che sia una strada da studiare, valutare ed eventualmente percorrere. Il grosso problema sta nella cultura e nel far sì che la gente capisca che fa male. Questo, ecco, è il rischio, non è magari quello che diciamo, autorizzando nel commercio in qualche modo sui giovani, questa cosa possa... Basta chiedere ai giovani... Perché noi sappiamo benissimo che abbiamo una cosa straordinaria, no? E che dovrebbe farci riflettere. Abbiamo un bambino che vede la cresce, vedendo la propria mamma fumare, e quando comincia a leggere riesce a leggere sul pacchetto di sigarette. E questa qua è terribile. E tu dimmi che tipo di convinzione può avere nel crescere che quello che gli viene detto dai mass media, dallo stesso Stato, da quant'altro, sia vero. Perché una volta che non ti sei sul pacchetto, il fumo uccide, e leggi quindi che tua mamma sta fumando e il fumo uccide, guarda, credo che passi un messaggio molto pericoloso. Certo, devo dirti però che quello che mi chiedo è ogni tanto chiedere a ragazzi che ne fanno uso quanta difficoltà abbiano nel reperirla. Prova a farlo anche tu. E quindi come faremo per minore? Come? Beh, ovviamente no, ovviamente no, ovviamente no. Però tu ci sarebbe di meno? No, no, ma la questione è far sì che si possa fare investimenti culturali per evitarne il consumo, togliendo potere alla malavita, così come è stato fatto con le scommesse. Era impensabile, seppur terribili, era impensabile legalizzare le scommesse, che andrebbero di fatto anche eliminate. Una fase intermedia è quella di quantomeno non far finire i soldi alla malavita, dopodiché culturalmente si va a contrastare il problema. Io penso che mettere il problema sotto il tappeto sia solo da irresponsabili, irresponsabili. Hai scelto anche Elton John? Eh sì, quante canzoni di Elton John ho sentito. Questa ne ho scelta una, ma non ti dico a caso, perché è una canzone alla quale tengo, ma Elton John da concerti, insomma, stiamo parlando di uno degli artisti che ha segnato la mia generazione, anche la tua, immagino. Annunciala te. Eh? Vediamo come, ecco, no, come potrebbe fare un buon uno molto, uno bravo, attento, dovrebbe parlare su questa parte. Ecco, io non sono, perché non ho fatto radio, perché finire di parlare con senso compiuto quando comincia a cantare, vai. Beh, di fatto The One non è riferito, e a questo punto non si riferisce al mio ego, è questa canzone d'amore di Elton John, dove mi sono impappinato, ma va bene, Elton John, un grandissimo, ascoltiamolo. Posso anche cantare? Vai. Sono sotto la doccia, casa mia. Vai. Stars collide. Ma senti che parole. Like you and I. No shadows block the sun. Mamma mia, quanto mi piacerebbe avere quel talento che è questo qui. All I ever needed. Senti. Oh baby, you are the one. Cioè, andiamo sulla doccia. Ragazzi, ma qui stiamo... Livello altissimissimo. Tra le scelte di Alessandro Rapinese questa mattina, anche Elton John. Ma chi potrebbe non scegliere la canzone? Capolavori. Ascolta, ma parliamo invece di cosa stai facendo, oltre che andare regolarmente in comune a cercare, come dici tu, insomma, di fare un po' di movimento, no? Il movimento invece dove lo fai? Movimento inteso... professionalmente io sono un agente immobiliare, devo dirti che ho goduto di ottimi periodi quando il mercato andava bene, si vendevano un sacco di case. In questo momento, come sto dicendo, sopravvivo bruciando risorse e dedicando tutte le mie energie alla politica. Infatti mi viene, se tu pensi, sono un agente immobiliare totalmente
atipico, perché voto costantemente delibere che portano a tutela di aree verdi, perché si intende che l'agente immobiliare sia quasi un palazzinaro, cosa non vera. Io aiuto amici e clienti a compravendere i loro immobili, possibilmente senza fargli fare errori che potrebbero essere catastrofici. Il turismo immobiliare si potrebbe cercare di incentivare molto di più la ristrutturazione, cercare di utilizzare ciò che abbiamo. Il 12 a Villa Gaglia presenterò il programma, se vuoi sei invitato, anzi invito tutti i cittadini, Villa Gaglia, dove in via Borgovicolo c'è l'amministrazione provinciale. Questo venerdì alle ore 21 abbiamo un paio di orette frizzanti spiegando la Comune del futuro. Quindi campo così, devo dirti però che la mia vita è pesantemente disturbata dalla pubblica amministrazione, nel senso che questa passione che mi divora, contrariamente ad altri che nascono e muoiono solo sotto elezioni, li vedi e poi spariscono come delle meteore, c'è chi fa campagna elettorale oggi, c'è chi invece sta magari per 90 giorni sotto un gazebo a raccogliere firme perché crede veramente di dover comunicare con la gente. E come, e meglio, non come, ma come una radio, lì, presente, senza scappare. Ascolta, ma da tuo osservatorio, quindi in momento chiaramente un po' difficile, no? Ma il mercato immobiliare, quindi anche il mercato un po' economico della nostra città, come lo vedi? Il momento è duro per una serie di ragioni. Il primo è perché le dinamiche di mercato oggi soffocano il credito e si è dati troppi soldi in passato e oggi bisogna cercare di recuperare quel denaro. E poi c'è un aspetto proprio urbanistico, nel senso che si è costruito moltissimo in una fase di boom. Nelle fasi di sboom, e qui non sto facendo l'agente immobiliare ma l'amministratore pubblico, nelle fasi di sboom, per coerenza logica, gli immobili andrebbero demoliti perché non servono più, solo che diventano parte di un patrimonio economico che non puoi demolire. Il patrimonio vale meno, i prezzi scendono e di conseguenza si attivano quelle dinamiche di sboom, di quei periodi di crisi. Aumenti l'offerta, diventa difficile anche vendere. Quindi, devo dirti che potresti essere un ottimo sindaco anche tu, perché hai detto una parolina che è magica: riqualificare gli immobili esistenti per non avere mille ticose sul territorio. E abbiamo fatto. E sarebbe molto importante, molto utile anche fuori della città, dove ogni tanto si vedono sorgere nuovi capannoni, quando ci sono quelli che dovrebbe essere parti attive per cercare di evitare che qualcuno faccia qualcosa di nuovo, ma rendersi mediatori per far utilizzare ciò che è di fermo. Se dovessi avere l'onore e onere di amministrare questa città, ti garantisco che saremo concentratissimi sull'eliminazione delle ticose che oggi abbiamo in città e non nella costruzione di nuovi spazi, massima tutela degli spazi verdi, aree verdi, eccetera. Quindi. Ma guarda un po' cosa ti sceglie il candidato questa mattina. È dedicata, questa canzone è dedicata ai 4.000 guerrieri che mi hanno votato nel 2012. Non lasciatemi, perché se mi lasciate non vale. Lungo viaggio, e tu senza di niente hai trovato il coraggio. Allora, dedicato a quelli che ti hanno sostenuto, quindi che hanno, l'anno era? L'anno era 2012, lo scorso 2012. Mandato, la stampa mi dava debole, la stampa diceva cose che si sono rivelate assolutamente infondate, avevo amici nel 2012 che decisero di non votarmi perché tanto non sarei arrivato col fatidico 3% che mi avrebbe consentito un seggio, ho preso il 10%, anzi abbiamo preso il 10% con i miei compagni di viaggio, abbiamo umiliato partiti storici, il doppio della Lega, non parliamo dei 5 Stelle, siamo arrivati a 1000 voti dal ballottaggio, soli, senza simboli. Allora partiamo da un patrimonio. Sì, no, parliamo da quelli, da quei 4.000 guerrieri lì che non mi devono lasciare, devono portarne ciascuno uno, e se lo fanno, ragazzi, scriviamo la storia di questa città. Dai, senti, abbiamo pochissimi istanti, qualche nota dell'ultimo motivo, perché dobbiamo... We will rock you, vi faremo dondolare, vi faremo muovere, attenzione Comaschi, we will rock you, noi vi faremo dondolare, vi faremo muovere. Cos'è successo? No. Perché abbiamo guardato l'ora e ha detto... È arrivato il momento, la canzone non vi farà scuotere, dondolare, ma lo faremo noi a Palazzo Cernezzi prossimo... Siamo ai saluti, per cui ci ha pensato direttamente il software, vediamo... 26 giugno. La tecnologia, ci ha detto basta ragazzi... Avete esagerato, troppo. Senti Alessandro, allora abbiamo aperto questa serie di appuntamenti con i candidati, il sindaco della nostra città... Un'opportunità per conoscere meglio i candidati, grazie. Allora abbiamo fatto 4 chiacchiere insieme, grazie per la tua partecipazione.
in bocca al lupo, grazie, grazie a te, grazie a voi, siamo grazie ai ragazzi che lavorano davanti a noi, siamo stati su Facebook e su YouTube e quindi troverete ancora anche questa diretta di questa mattina direttamente sui nostri portali. Alessandro, allora ancora in bocca al lupo, grazie per essere venuto, grazie a voi, grazie, forza, a voi, allora. E viva la stampa libera e indipendente, se mi lasci, forza, non vale, se mi lasci non vale. Tu dove vivi? Io vivo a Como. Ah, ok, va bene. Allora, mi fermo qui, buona giornata a tutti e state ben attenti a quello che fate l'11 giugno. Non sono i politici i veri responsabili, sono gli elettori. Fate selezione. Fate selezione.